Oggi parleremo della Repubblica Sociale Italiana. Dopo l'8 settembre 1943 l'Italia praticamente si è divisa in due. A sud il Regno d'Italia con gli alleati, a nord la Repubblica Sociale Italiana con i tedeschi, con i nazisti, che durò un anno e sette mesi. Vediamone i momenti principali. 8 settembre 1943. Un discorso radiofonico del generale Dwight Eisenhower rende noto l'armistizio tra l'Italia e le forze alleate anglo-americane. 18 settembre 1943. Benito Mussolini, da Radio Monaco, annuncia la nascita di un nuovo Stato nazionale e sociale, fascista e repubblicano. 25 aprile 1945. Il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia proclama l'insurrezione generale. In pochi giorni, le forze della Resistenza liberano la maggior parte delle città del nord. Della Repubblica Sociale Italiana, detta anche Repubblica di Salò, parliamo con la professoressa Toni Rovatti. Fu solo violenza la Repubblica Sociale Italiana? No, non fu soltanto violenza, alla fine lo divenne, ma fu soprattutto un progetto amministrativo fallito e un tentativo di rinnovamento a cui qualcuno dentro il fascismo credette. Ma c'era un progetto politico, si chiamava Repubblica Sociale Italiana perché occhiaggiava quel lontano passato socialista di Mussolini. C'era qualcosa di questo davvero? Richiamava in forma populista e propagandista le iniziali sguardi di socializzazione che delle origini del fascismo, ancora dell'incontro di San Sepolcro del 19. Perfetto, allora vediamo quello che accadde dopo l'armistizio dell'8 settembre del 43 e lo vedremo guidati da Carolina Germini. Nella notte tra il 24 e il 25 luglio del 1943 il Gran Consiglio del Fascismo approva l'ordine del giorno proposto da Dino Grandi, destituendo Benito Mussolini. Il re Vittorio Emanuele III ordina l'arresto del duce e nomina capo del governo il maresciallo Pietro Badoglio. Il nuovo governo avvia le trattative per l'armistizio con gli anglo-americani che, dopo lo sbarco in Sicilia avvenuto a luglio, stanno guadagnando terreno nelle regioni del sud. L'armistizio viene annunciato l'8 settembre. I tedeschi ritengono che l'Italia abbia violato gli accordi del 1939 e procedono all'occupazione militare del paese, inviando nei campi di prigionia in Germania i soldati italiani che rifiutano di unirsi ai loro reparti. Nel frattempo, il re e il governo lasciano Roma e si rifugiano a Brindisi. I tedeschi, intanto, per garantire una legittimazione politica al loro progetto di appropriarsi di forza lavoro e risorse materiali italiane, decidono di promuovere la nascita di un nuovo Stato fascista. La persona dotata del carisma e dell'abilità necessari per un simile incarico è Mussolini, che il 12 settembre un contingente di paracadutisti tedeschi libera dalla prigionia sul Gran Sasso con l'operazione Quercia. Mussolini fonda così il Partito Fascista Repubblicano, la cui guida è affidata ad Alessandro Pavolini, e scioglie l'esercito dal giuramento al re. Il 18 settembre 1943, in un discorso radiofonico trasmesso da Radio Monaco, annuncia la nascita di un nuovo Stato nazionale e sociale, fascista e repubblicano, che poche settimane più tardi assumerà il nome ufficiale di Repubblica Sociale Italiana. La Repubblica Sociale, i cui ministeri vengono dislocati in diverse località tra il Lago di Garda e Milano, tra le quali Salò, amministra il territorio italiano non ancora raggiunto dall'esercito anglo-americano, ad eccezione di due zone di operazione, controllate direttamente dai tedeschi. Si tratta della zona delle Prealpi, che comprende le province di Bolzano, Trento e Belluno, e di quella del litorale adriatico, di cui fanno parte le province di Udine, Trieste, Gorizia, Pola, Fiume e Lubiana. Le sue radici ideali si richiamano alla forza rivoluzionaria del fascismo delle origini, prima della sua compromissione con la monarchia e lo Stato liberale. La Repubblica Sociale, nata per contrapporsi al governo dei traditori, aspira ad incarnare lo spirito autentico della nazione e rivendica come sua missione costitutiva quella di riscattarne l'onore.
Il nuovo Stato riesce tuttavia a radunare un non trascurabile consenso anche tra i gruppi conservatori moderati, che sperano nella sua funzione pacificatrice e nella sua capacità di risollevare la nazione dalla gravissima crisi istituzionale, sociale ed economica nella quale è precipitata. La costruzione dello Stato è tuttavia un processo estremamente complesso. La Repubblica Sociale deve fare i conti con una presenza onnipervasiva dei tedeschi, che non solo controllano il paese attraverso l'esercito e le SS, ma dispongono anche di organizzazioni autonome in settori fondamentali come l'economia e il lavoro. I diversi centri di potere degli occupanti, che sono spesso in contrasto reciproco e impartiscono ordini che si sovrappongono a quelli del governo, sono coordinati da Rudolf Rahn, ambasciatore e plenipotenziario del Reich. Occorre convincere i cittadini, e in particolare gli indecisi, che nonostante questa ingombrante presenza, la Repubblica non è un'entità puramente teorica, ma ha una sua identità autonoma. Per affermare il prestigio nazionale è quindi indispensabile dotarsi di un esercito in grado di combattere accanto all'alleato tedesco. Il governo cerca invano di ottenere dai tedeschi di poter utilizzare come nucleo del nuovo esercito i militari italiani, al momento internati in Germania. Viene concesso invece di formare 4 divisioni di nuove leve e volontari, a patto che l'addestramento avvenga in Germania e sotto la stretta supervisione tedesca. Accanto all'esercito, che per il ministro della Difesa nazionale Rodolfo Graziani deve essere apolitico, viene istituita la Guardia Nazionale Repubblicana, posta sotto il comando di Renato Ricci, formata dalla milizia, dai carabinieri e dalla polizia dell'Africa italiana. Si tratta di un organismo estremamente politicizzato e su base volontaria, che avrà funzioni di polizia interna e militare, tra le quali anche il contrasto ai banditi, ossia alle nascenti formazioni partigiane. Sono inoltre attivi, spesso in sostanziale autonomia, reparti in origine inquadrati nelle forze armate, tra i quali la 10ª flottiglia MAS di Junio Valerio Borghese, che, dopo l'armistizio, si pone alle dipendenze operative dei tedeschi, dedicandosi in seguito alla lotta antipartigiana. Professoressa Rovatti, lei ha studiato molto, in modo molto approfondito l'argomento, e quindi parto facendo una domanda a cui è impossibile rispondere, quindi glielo dico prima. Mussolini ci credeva? Credeva che da quello potesse venire fuori qualcosa di duraturo? Ci credeva? No, probabilmente aveva, come dire, delle forti perplessità rispetto al ruolo di subalternità che non poteva che avere nei confronti dei tedeschi, un ruolo che si esprimerà nel corso dell'esperienza dell'RSI di alleato occupante, di alleato anche aggressivo in qualche modo, con tutta una serie di non fiducia nei confronti degli italiani, nei confronti della dimensione militare e della dimensione politica. Ciononostante, Mussolini cerca di muoversi individuando degli spazi di autonomia, cercando di fronte a un alleato più forte politicamente e militarmente di portare avanti anche dei propri obiettivi secondari, e ci riesce. Quello che lei diceva all'inizio, un progetto poteva esserci, ma prima di andare avanti su questo discorso vorrei sapere da Vincenzo Casaro quali erano realmente i rapporti ai tempi della Repubblica Sociale Italiana fra repubblichini e tedeschi. Sì, i fascisti di Salò ebbero un atteggiamento piuttosto ambiguo nei confronti dell'alleato tedesco, che da una parte ammiravano per la costruzione di un esercito forte ed efficiente e di uno Stato di tipo totalitario, ma dall'altro lato non esitarono a indirizzare comunque critiche e proteste, soprattutto perché i tedeschi chiedevano delle spese di occupazione piuttosto elevate, portavano via tante risorse, pensiamo ad esempio ai macchinari industriali, e non permettevano l'armamento e il dispiegamento dell'esercito italiano sul fronte. Nel gennaio del 1945 si tenne una riunione piuttosto tesa tra i ministri della Repubblica Sociale Italiana e i rappresentanti del potere tedesco in Italia, nell'ambito della quale addirittura il ministro Graziani definì indegno il comportamento tenuto dai tedeschi nei confronti dell'alleato italiano. Dunque, alla luce di queste evidenti tensioni, mi sono domandato come sia stata possibile una convivenza probabilmente difficile tra i tedeschi e i fascisti di Salò.
Ha ragione a porsi questa domanda Vincenzo Cassaro, una domanda che mi pongo anch'io. In fondo quelli erano delle persone, spesso dei giovani, che ci credevano, che erano andati a combattere, che avevano rinunciato a fuggire o a prendere altre vie. Perché trattarli così male? Beh, intanto l'esperienza del 25 luglio, cioè della congiura interna al fascismo, del crollo del regime, e dall'altra soprattutto l'esperienza dell'armistizio, cioè del cambio di fronte dell'Italia rispetto al governo Badoglio, lasciano un segno di tradimento nei confronti degli italiani. In più la Repubblica Sociale sì, cerca disperatamente di ricostruire un esercito e di ridefinire anche la propria identità politica attraverso la costruzione di un nuovo esercito apolitico, ma è fortemente osteggiata dai tedeschi, che non sono disponibili ad armare o a lasciare armare nuovamente un esercito italiano, se non in minima parte. Ma allora perché non prendono loro tutto il nord, buonanotte, e invece di costruire una cosa che è complicata da costruire? Perché c'è la sensazione che in qualche modo il fascismo possa parzialmente ancora avere presa sull'opinione pubblica italiana, e nello stesso tempo è difficile amministrare un paese occupato. E allora lei ci porta dritti dritti nel secondo capitolo, dove vediamo queste dinamiche dentro la Repubblica Sociale Italiana, sempre guidati da Carolina Germini. Il 14 novembre 1943 si tiene a Verona il primo congresso del Partito Fascista Repubblicano. In un clima di grande confusione viene stilato un manifesto programmatico in 18 punti, caratterizzato soprattutto dal tentativo di recuperare le istanze sociali del primo fascismo e da un'esplicita impronta antisemita. Quest'ultima assumerà consistenza il 30 novembre dello stesso anno attraverso un provvedimento indirizzato espressamente all'internamento degli ebrei e alla confisca dei loro beni, e successivamente mediante la collaborazione prestata dalle strutture della Repubblica Sociale alla loro cattura e deportazione. Durante l'Assemblea di Verona giunge la notizia della morte del federale di Ferrara, Igino Ghisellini. Nonostante non vengano individuati con certezza i responsabili, i fascisti organizzano una spedizione squadrista, che si conclude il giorno dopo, il 15 novembre, con la fucilazione di 11 persone estranee all'attentato. La strage di Ferrara costituisce un primo importante segnale della legittimazione della violenza, che sarà elemento caratterizzante del nuovo regime. Proprio la necessità di punire i traditori del 25 luglio porta all'istituzione di un tribunale speciale straordinario che nel 1944 condanna alla fucilazione i membri del Gran Consiglio, Galeazzo Ciano, Emilio De Bono, Giovanni Marinelli, Luciano Gottardi, Carlo Pareschi e a 30 anni di carcere Tullio Cianetti. La necessità di difendersi dai numerosi nemici, di volta in volta individuati all'interno del fascismo stesso come traditori o all'esterno come fuorilegge, si riflette sull'impostazione repressiva data all'ordine pubblico dal Ministero dell'Interno, presieduto da Guido Buffarini Guidi. L'obiettivo di Buffarini è ristabilire un quadro di legalità formale e riportare la gestione dell'ordine pubblico alla polizia, sottraendola alle arbitrarie iniziative delle numerose e spietate formazioni armate irregolari che imperversano nella Repubblica, tra le quali la banda Koch, la banda Carità e la squadra d'azione Ettore Muti. Il Ministero cercherà, a seconda dei momenti, di reprimere le attività delle organizzazioni autonome oppure di utilizzarle a proprio vantaggio, inquadrandole come reparti speciali della polizia. Anche i corpi irregolari, tuttavia, non sono estranei a un uso spregiudicato della violenza nei confronti di quelli che vengono considerati nemici del regime. In questo caso, tuttavia, la veste di legittimità è garantita attraverso l'istituzione di nuovi organismi giudiziari, come i tribunali provinciali straordinari o l'estensione dei poteri, giustificata con lo stato di guerra di quelli esistenti.
Il tentativo di recuperare le istanze sociali e rivoluzionarie del fascismo, proclamato nel Manifesto di Verona, si esplicita nell'iniziativa della socializzazione, che prevede in particolare la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese e la nazionalizzazione di quelle ritenute di interesse pubblico. Si propone come una ripresa della lotta antiplutocratica, propagandata dal primo fascismo, e allo stesso tempo cerca di guadagnare il consenso della classe operaia, sottraendola all'influenza del comunismo. Il progetto, che in realtà prende le mosse dall'esperienza corporativa del ventennio fascista, è affidato ad Angelo Tarchi, nominato il 31 dicembre 1943 ministro dell'economia corporativa. Tarchi, un fascista moderato, crede nella collaborazione tra classi sociali e ha buoni rapporti con i gruppi dirigenti dell'economia e dell'industria. Il programma della socializzazione, formalizzato nel febbraio 1944, non troverà mai una concreta attuazione. I tedeschi, interessati a sfruttare a proprio vantaggio gli apparati produttivi italiani, si attivano per sabotare il progetto, che del resto non convince nemmeno gli industriali. Ma anche il mondo operaio rifiuta di aderirvi. Le istanze antifasciste, infatti, hanno già fatto presa sulle maestranze industriali, come dimostrano gli scioperi della fine del 1943 e soprattutto lo sciopero generale di matrice dichiaratamente politica del marzo 1944. Tra la fine del 43 e la primavera del 44, Mussolini pubblica nuovi bandi per il reclutamento destinati agli uomini dai 18 ai 30 anni. La scarsa adesione convince il governo a decretare per i renitenti la pena di morte, dando il via a una nuova stagione di abusi e violenze da parte delle formazioni armate. Quattro mesi a Verona, professoressa Rovatti, in fondo è una suggestione così del tutto arbitraria, fra il manifesto sociale di Verona e il processo di Verona, Ciano, con Mussolini costretto a far fucilare, insomma, che fa fucilare il marito di sua figlia, Ciano. Non so se è costretto, perché nel momento in cui si ritorna sulla scena Mussolini, sì, ritorna sulla scena il fascismo, il problema di fare conti soprattutto con chi ha tradito dall'interno, cioè con chi da fascista ha scelto nel momento della crisi, nel momento più debole del fascismo, di abbandonare e si è sottratto. Tant'è che si costruisce tutto un sistema di giustizia straordinaria, non solo il grande processo simbolo centrale appunto del Tribunale Speciale Straordinario, ma tutta una serie di tribunali straordinari provinciali che operano tra l'autunno del 43 e i primi mesi del 44 per portare in giudizio chi all'interno delle federazioni del partito ha tradito. È interessante, perché è la prima individuazione del nemico è il traditore interno. Dopo vi è l'individuazione di coloro che non accettano la nuova chiamata alle armi, e successivamente di coloro che proprio si oppongono al raddoppio. Chiarissimo, e anche molto convincente. Allora chiedo a Erika Baini se sono i bandi di leva quelli che segnano la condanna a morte della Repubblica Sociale Italiana. Senz'altro segnarono un insuccesso, perché questi bandi inizialmente servivano alla Repubblica Sociale a dotarsi di un proprio esercito regolare, apparati militari, in modo da affermare la propria sovranità. Tali bandi però registrarono subito una scarsità di risposta, perciò si ricorse a provvedimenti drastici nei confronti di renitenti, che andavano dalla morte per fucilazione agli incendi delle abitazioni, all'arresto dei familiari dei renitenti stessi, fino addirittura al rastrellamento del territorio dei comuni inadempienti. Se nei primi mesi questi metodi coatti fornirono comunque un qualche risultato, dall'estate del 44 queste modalità di arruolamento all'insegna della violenza causarono non solo un significativo numero di diserzioni, ma soprattutto il passaggio dalla renitenza alla resistenza, causando una decimazione all'interno dei ranghi dell'esercito e delle varie formazioni militari. E la scarsità di reclute fece emergere anche delle competizioni interne. La decima massa, per esempio, strappò dei giovani alla Guardia Nazionale Repubblicana, promettendo migliori condizioni di ingaggio. C'è anche da dire che le autorità militari del
del Reich tedesco posero anche degli intralci alla costituzione dell'esercito nazionale repubblicano, limitando per esempio l'esercito di 4 divisioni da addestrare in Germania, non fornirono armi e inoltre non mancò una subordinazione dal punto di vista operativo ai comandi tedeschi. Tra le righe, Erika Baini ci ha detto che dal gennaio all'estate del 44 lì si capisce che tutto è andato a rotoli, che è fallito. Lei è d'accordo con questo? Sono d'accordo anche sulla centralità dei bandi, perché i bandi che vengono emanati tra il novembre del 43 e il giugno del 44, sì, che sono bandi sia per la ricostruzione dell'esercito sia per il lavoro obbligatorio in Germania, anche non solo in Italia, sono bandi che chiamano tutta la popolazione maschile abile, diciamo tra i 18 e i 30 anni. Chiamano sia le classi anziane che le classi giovani. Abbiamo il richiamo della classe del 26 e la classe del 14. E impongono a un paese che è stremato da anni di guerra una decisione individuale, soggettiva, che spesso è il rifiuto della guerra prima ancora che il rifiuto del fascismo, e quindi una volontà di non presentarsi di fronte comunque a uno Stato che non sarà poi riconosciuto legittimo, ma viene percepito come Stato di fatto, che mantiene anche ancora un'amministrazione, e fino all'estate del 44 viene ancora considerato comunque il punto di riferimento istituzionale. Certo. È il punto, lo è, in qualche modo lo è. Ma allora entriamo nel terzo capitolo per affrontare un ultimo argomento che vedremo, una lunga stagione di sangue della Repubblica Sociale Italiana, ma poi le chiederò, in fondo nell'autunno del 44, quando i partigiani sono costretti, per logica, il proclama Alexander, a sospendere le ostilità o a ridurle, beh, forse in quel momento spereranno, ma ne parliamo dopo, vediamo prima, guidati da Carolina Germini, di che si è trattato. Il 4 giugno 1944 gli anglo-americani entrano a Roma e successivamente continuano ad avanzare verso nord, costringendo i tedeschi al ripiegamento. La resistenza ha ora un comando militare unificato e più stretti rapporti con il governo dell'Italia liberata, che da giugno è guidato da Ivanhoe Bonomi. Da fenomeno prevalentemente urbano, la resistenza conquista progressivamente la partecipazione delle masse contadine, stremate dalle costanti requisizioni di derrate alimentari subite da parte dei nazisti. Il 17 giugno Albert Kesselring, comandante in capo delle forze tedesche in Italia, dirama un regolamento in cui autorizza i comandanti a fare ricorso ad ogni mezzo per attaccare e distruggere i partigiani, promettendo protezione anche per chi dovesse fare uso di mezzi che eccedano l'abituale moderazione. La violenza nazista, nei mesi successivi, si accanisce contro la popolazione civile, rendendosi colpevole di rastrellamenti, uccisioni di cittadini inermi e stragi efferate, come quella compiuta tra il 29 settembre e il 5 ottobre nel territorio di Montesole, sull'Appennino bolognese, nella quale perdono la vita circa 770 persone. Alla fine del giugno 1944, Mussolini istituisce il corpo ausiliario delle squadre d'azione delle camicie nere, le Brigate Nere, espressione diretta del partito che si trasforma così in un'organizzazione militare. Il compito principale delle Brigate Nere è la repressione dei partigiani. Il Duce ha infatti deciso di sbarazzarsi di quella che definisce la vandea monarchica reazionaria bolscevica. Durante l'estate, i reparti armati fascisti agiscono in forma autonoma o al fianco degli alleati tedeschi, ai quali offrono supporto logistico e operativo. La resistenza è infatti in costante espansione e nelle Langhe, in Valdossola, nell'Oltrepò Pavese e sull'Appennino Emiliano, è riuscita a creare addirittura delle zone autoamministrate, le Repubbliche Partigiane. Nell'autunno 1944 la situazione della guerra in Italia attraversa una fase di stasi. Gli alleati si sono arrestati sulla linea gotica e lo spostamento in Europa nord-occidentale del teatro principale di guerra ha prodotto un senso di smarrimento nelle formazioni partigiane, consapevoli di dover resistere per un lungo inverno in clandestinità.
Mussolini cerca di approfittare del momento favorevole per il regime e il 28 ottobre promuove un bando in cui invita i partigiani a rientrare nella legalità per essere inquadrati nei reparti della Repubblica Sociale o nelle organizzazioni del lavoro. L'iniziativa ha esito in parte deludente. Nonostante le adesioni volontarie siano numerose, la maggior parte delle reclute sceglie il servizio di lavoro obbligatorio. Noi vogliamo che la Valle del Po resti repubblicana! Nel dicembre 1944 il Duce tiene un discorso al Teatro Lirico di Milano, mettendo in atto un estremo tentativo di utilizzare ancora una volta il proprio personale ascendente sulla folla per riaffermare la credibilità della Repubblica Sociale. L'inverno trascorre in un clima di disorientamento generale, mentre la lotta tra i reparti armati fascisti e le formazioni partigiane si radicalizza sfociando in un clima di vera e propria guerra civile. Le Brigate Nere, la Guardia Repubblicana e i reparti al servizio dei tedeschi non si limitano a collaborare con le truppe germaniche, ma intraprendono iniziative autonome, il cui fine principale è il controllo del territorio e la distruzione dei legami comunitari che sempre più uniscono la popolazione e i partigiani, accomunati ora dalla necessità di difendere le risorse per la sopravvivenza. Ma la sorte del conflitto è segnata. Se ne accorgono i tedeschi che, accerchiati, iniziano segretamente a trattare la resa con gli anglo-americani. Nella primavera del 1945 gli alleati sfondano la linea gotica e lanciano l'offensiva finale. Il 25 aprile il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia proclama l'insurrezione generale e in pochi giorni le forze partigiane liberano la maggior parte delle città del nord. Mussolini, cui viene proposta la resa incondizionata, tenta la fuga e viene catturato a Dongo, nei pressi di Como, insieme ad altri gerarchi fucilati sul posto. L'esecuzione del Duce avviene il 28 aprile a Giulino di Mezzegra. I corpi senza vita di Benito Mussolini, Claretta Petacci e gli altri gerarchi vengono esposti in Piazzale Loreto, a Milano. Ed eccoci alla domanda che le avevo annunciato, professoressa Rovatti. Nell'autunno del 44, come ha spiegato anche il nostro filmato, è legittimo per la Repubblica Sociale sperare che ci sia una possibilità di ripresa o è già tutta una catastrofe per loro? Allora, non c'è dubbio che nell'autunno del 44 l'ammancato sfondamento della gotica da parte degli alleati aumenta il tempo della RSI, ma a questo punto il governo della RSI è un governo che ha accettato il collaborazionismo con le forze militari naziste sul territorio. Totale anche nei metodi, che sono dei metodi orripilanti. Sì. Quei mesi sono mesi in cui si consuma una rabbia, un livore, un risentimento che poi porterà a qui. Sono i mesi in cui è più il fascismo interessato a una radicalizzazione che non l'occupante tedesco. Ecco. E sono i mesi in cui si sviluppa pienamente il quadro della guerra civile, che è rimasto in ombra fino a questo momento rispetto alla dimensione della guerra internazionale e del quadro anche di tentativo di difesa del fronte da parte delle truppe tedesche e delle retrovie, quindi un'azione contro le bande, contro la resistenza che è stata gestita in primis dall'alleato tedesco con degli ordini draconiani anche di coinvolgimento degli inermi come saranno quelli di Kesselring del giugno del 44. Il fascismo ha espresso e mostrato completamente l'essere al fianco di questa politica contro i civili da parte degli occupanti, ma nell'autunno del 44 ha la possibilità di, soprattutto in ambito urbano, di gestire una guerra senza quartiere in cui è saltata completamente l'anima legalitaria, quella che tenta almeno una facciata istituzionale e di giustificazione, che tenta di ridare un senso di legittimità al governo. A questo punto siamo di fronte a una violenza scomposta, a una violenza che ha tutti i connotati di prossimità della guerra fratricida, in cui spesso e volentieri i contendenti si conoscono, appartengono alla stessa comunità locale, allo stesso territorio,
e la radicalità non vede confini dal punto di vista del coinvolgimento delle donne, per esempio, e non dei parenti, dell'uso dei legami familiari e il coinvolgimento anche degli adolescenti. Ma allora perché Mussolini fa il discorso del lirico in cui sembra non capisce com'è la situazione? No, perché il fascismo non può perdere, nel senso che i fascisti, proprio perché hanno investito tutto su una... diciamo un confronto, un conflitto che non prevede neutralità, come dire, il non schierarsi o da una parte o dall'altra in maniera radicale all'interno dello stesso contesto nazionale, i fascisti non si possono immaginare al di là della propria sconfitta, anche quando ormai la percepiscono, questo radicalizza la loro violenza, non la diminuisce. E quindi il discorso del lirico è un discorso in cui in realtà Mussolini è consapevole della situazione, delle forze in campo, comincia a intravedere la fine, come dire, inevitabile, e ciò nonostante richiama il popolo italiano contro i traditori e a fianco, come dire, del fascismo. La parte finale è proprio la coda, diciamo, la primavera del 45 è quella che dimostra proprio la radicalità delle esperienze di tortura, delle esperienze di oltraggio nei confronti addirittura dei cadaveri dei nemici, e non si può capire l'immagine finale di Piazzale Loreto e di questa detronizzazione simbolica anche feroce senza vedere che sta nello stesso quadro di una guerra civile, e questo spiega anche un'onda di inerzia, di violenza nell'immediato dopoguerra. Ringrazio la professoressa Rovati, perché al di là della nostra comune e ovvia condanna della Repubblica Sociale Italiana, ci ha consentito di entrare dentro le dinamiche, perché come tutte le cose storiche merita di essere approfondita e sfaccettata. Grazie, ma non la lascio neanche a lei, neanche dopo questi ringraziamenti, senza che ci abbia dato tre libri per approfondire questo argomento. Sì, allora il primo è sicuramente il testo di Luigi Ganapini, La Repubblica delle Camicie Nere, che segna proprio un passaggio storiografico, perché per tanto tempo l'RSI è un argomento di studio disconosciuto ed ha dalla capacità di mostrarci un quadro complesso in cui ci sono i politici, gli amministratori, i combattenti e i socializzatori. Il secondo libro, in maniera un po' provocatoria, è in realtà il testo di Claudio Pavone, Una guerra civile, saggio sulla moralità nella resistenza, che apparentemente non è un libro sull'RSI e invece ci offre uno spaccato proprio del quadro di guerra civile, della violenza e del modo diverso di interpretare la violenza da parte della resistenza e del fascismo repubblicano, fondamentale per capire l'RSI. Il terzo libro è L'anno mancante, Arsenio Frugoni nel 1944-45 di Gianni Sofri, ed è in realtà invece una biografia, un pezzo di una biografia su un anno disconosciuto da l'intellettuale Frugoni, docente di storia medievale, che racconterà pochissimo di quest'anno in cui opera come interprete all'interno di un comando della Wehrmacht nel cuore dell'RSI, e sembra mostrare alcuni elementi di compromissione o di doppio gioco. Non si capisce, come dire, questa vicinanza con l'RSI, non la si capisce se non si pensa che all'interno di un contesto di emergenza bellica in cui la necessità anche di avere a che fare con lo Stato diventa fondamentale per molti, non solo per Frugoni. Ringrazio la professoressa Rovati ancora una volta per tutta la puntata. Vi invito a prendere nota e a leggere questi libri molto interessanti e importanti. Ringrazio anche i giovani storici, mentre voi ne prendete nota io mi preparo per le conclusioni. Grazie. La Repubblica delle Camicie Nere. I combattenti, i politici, gli amministratori, i socializzatori. Luigi Ganapini. Garzanti, 2010. Una guerra civile. Saggio storico sulla moralità nella resistenza. Claudio Pavone. Bollati Boringhieri, 2006. L'anno mancante. Arsenio Frugoni nel 1944-45. Gianni Sofri. Il mulino, 2021. Toni Rovati ci ha detto dell'importanza di quei giovani
che decisero, a volte giovanissimi, di partecipare, di prendere parte alla Repubblica Sociale Italiana. Il più famoso di loro nel dopoguerra, famoso letterariamente, fu Carlo Mazzantini. Carlo Mazzantini aveva aderito alla Repubblica Sociale 17enne. Poi, finita tragicamente la storia, era andato all'estero, aveva insegnato, lavorato all'estero. Una volta tornato in Italia, negli anni '80, decise di scrivere un libro, A cercare la bella morte, che Giordano Bruno Guerri, allora responsabile della Mondadori, fece pubblicare. Il libro ebbe un grande successo, ma non fu l'unico, perché qualche anno dopo Carlo Mazzantini incontrò Rosario Bentivegna, Sasà Bentivegna, il partigiano comunista che aveva organizzato l'attentato di Via Rasella, e insieme a Mazzantini, Bentivegna scrissero un libro, C'eravamo tanto odiati, parodia del titolo del famoso film di Scola, C'eravamo tanto amati, in cui i due trovarono un modo di dialogare sotto la regia di un giornalista, Dino Messina, che aveva organizzato quell'incontro. Anche questo libro ebbe grande successo e stabilì in fondo una sorta di pacificazione 40 o 50 anni dopo.